sfida fra i due favoriti principali della vigilia, vale a dire Leonardo Reale, che è alla vostra destra, del Frascati Scherma, e Francesco Pagano del Lazio Scherma Riccia. Primo punto per Reale. L'arbitro è Francesco Soprana. Eccoli qua. Attacco diretto di Pagano. Pagano che ci ha fatto vedere proprio grandi capacità in questa fondamentale, un fondo molto, molto bello, molto penetrante. Attacco diretto di Reale, chiede il ferro Pagano, ma poi non chiede nemmeno il video, accetta il verdetto. Attacco di Reale, 3-1. Cerca sempre di anticipare l'avversario Reale, che probabilmente sa come Pagano poi se prende pedana riesce ad andare al diritto. Adesso molto molto bene, molto bene ancora Reale in parata risposta. Stavo dicendo appunto che l'arma offensiva di Pagano è sicuramente efficace. Adesso Pagano chiede il video su questa stoccata che potrebbe regalare il sesto punto a Reale. Viene valutata la sospensione nel movimento di Pagano. Entrambi, forse c'è un piccolo anticipo, vediamo, no, cambiato, viene dato l'attacco di Pagano, quindi 5-2, non 6-1. Ancora segno Reale, che sta dettando il ritmo del match. Ancora a segno Reale, 7-2. Scesa un po' pesante la sciabolata di Pagano, niente di che, comunque. E ancora continua a cercare queste avanzate in controtempo Pagano e Reale lo punisce. Siamo 8-2. Inizio di match del tutto favorevole al campione italiano in carica, ma della categoria allievi. A livello individuale è stato sesto ai campionati europei di Tallinn, non ci sono state medaglie per gli sciabolatori, però è arrivato l'oro a squadre e con Reale c'era anche, eccolo qua, Francesco Pagano, che deve trovare adesso la soluzione per rimettere in piedi il match. Vediamo, inizio di seconda frazione sicuramente importante perché ci farà capire cosa sta succedendo. Intanto c'è l'attacco di Pagano, quindi mette a segno la terza stoccata. A vuoto l'attacco di Pagano, chiede il video perché... Allora, c'è stato eccolo qua, l'attacco a vuoto di Pagano, e Pagano chiede comunque la priorità nella sua ripresa d'attacco. In genere quando un attacco va a vuoto viene poi valutato subito il movimento dell'avversario, perché è l'avversario che ha la priorità d'attacco, però a volte può succedere anche che al momento in cui un atleta va a vuoto abbia la capacità, la possibilità, il tempo di riprendere lui l'attacco, ed è quello che chiede Pagano in questo momento.
no contest, non viene assegnata alcuna stoccata. La spiegazione detto di Soprana a maestro Marco Ciari. Niente di fatto, quindi siamo 8-3, rimaniamo 8-3. Coglie l'avversario Pagano con questa, sono le sue azioni d'attacco, l'abbiamo visto in semifinale. Attacco ancora di Pagano, 8-6, no, 8-5, scusate. Sta facendo il massimo sforzo per riprendersi il match. Guardate come prende bene il tempo Reale, va a segno subito la stoccata di Pagano. Siamo 9-6, ritmi incalzanti come sempre nella sciavola. Non riesce a prendere il bersaglio Reale e si è preso un altro colpo un po' pesante, e quando la lama arriva piatta a volte può succedere, la famosa pezza. Ed è scusa Pagano. E intanto siamo 9-7. Avete visto, Reale era, aveva proprio preso anche il bersaglio, non si è proprio accesa la luce. Corto Pagano, per due volte si dispera Pagano, è andato corto la prima volta, ha tentato una rimessa immediata e poi partito Reale. 10-7, va sul ferro Reale e quindi il punto è di Pagano. Attacco di Reale che ancora si tiene sul più 3. Confermata la stoccata, chiede la spiegazione adesso Pagano proprio sulla tipologia di ricostruzione. A volte è importante anche sapere come hanno visto la stoccata gli arbitri, proprio per impostare poi i movimenti successivi. Corcia ancora Pagano, 11-9. Parata risposta di Pagano, 11-10. Di Reale, 12-10, ha cercato la parata di sposta volante, la battuta sull'avanzata, ma non è riuscito a Pagano. Sospensione, ma niente di così trascendentale per Pagano. Infatti l'arbitro giudica attacco quello dell'atleta del Lazio Scherma. Eccolo qua, e riparte. Vediamo, Reale chiede il video. Grazie. Confermata la stoccata, 12-11. L'attacco di Pagano, e guardate, 12 pari, sono partiti dal 7-2 e piano piano piano, con grande fatica, Francesco Pagano è riuscito a pareggiare i conti. E adesso sono solo 3 le stoccate che dividono uno dei due dalla vittoria. Va direttamente al video Soprana. Pagano tira a fondo, Reale ci prova con il tuffo, chiamiamolo così. Attacco di Reale, 13-12, torna immediatamente in vantaggio. Stoccata importantissima anche dal punto di vista psicologico.
la sospensione di Pagano, due punti consecutivi di Reale nel momento esatto in cui ha subito la rimonta. E adesso Pagano, questo era un festeggiamento familiare, e dicevo Pagano avete visto, ha alzato il braccio e si è preso proprio la stoccata diretta, e quindi vittoria di Leonardo Reale, che quindi succede a Edoardo Reale nell'albo d'oro del campionato cadetti. C'è un rituale in corso, ho mostrato una maglia, qualcosa ci deve essere scritto. Ce lo racconterà sicuramente nella sua intervista che seguiremo dopo la cerimonia di premiazione. Finisce qui la sciabola cadetti, le fiorettiste sono nelle prime 16 e quindi a breve